Media e Tech, a cura di Roberto Scaglione. E bentrovati a questa edizione. Novità per WhatsApp, che ha appena lanciato la possibilità di creare adesivi personalizzati all'interno delle chat. L'app di messaggistica di proprietà di Meta, casa madre presentata da Zuckerberg per inglobare tutti i progetti di Facebook e controllate, ha rilasciato la funzione per la versione web di WhatsApp e accessibile da qualsiasi browser per computer. Gli sticker, pur non essendo un'esclusiva di un particolare servizio di messaggi, hanno permesso a piattaforme concorrenti come Telegram di crescere in popolarità. Finora WhatsApp consentiva di allegare adesivi in chat realizzati da applicazioni di terze parti, mentre con la mossa odierna la volontà è quella di accentrare maggiormente l'utilizzo da parte degli iscritti di un solo ecosistema. L'aggiunta di sticker personalizzati, per ora solo dal web, è accessibile aprendo la sezione relativa all'invio di un adesivo e poi cliccando sul pulsante Crea. A quel punto viene chiesto di caricare un'immagine dal disco fisso da cui ricavare lo sticker, eventualmente da editare in dimensioni, cornici, testi, disegni a mano libera e altro ancora, persino un adesivo sull'adesivo. A differenza di messaggi, foto e filmati inviati ai contatti, gli sticker personalizzati non vengono sincronizzati con lo smartphone, ossia quelli inviati dal browser, se nati da un'immagine sul telefono, saranno visibili esclusivamente dal computer utilizzato e non anche sul telefono dello stesso mittente. In egual modo, il destinatario dello sticker potrà visualizzarlo solo con un accesso dal client WhatsApp via web. Al momento la compagnia non ha diffuso informazioni sul lancio della funzionalità anche per le app Android e iOS. E Samsung Electronics Italia ha celebrato da qualche giorno i 30 anni di attività nel nostro paese e per l'occasione ha rilasciato i dati di una ricerca condotta in collaborazione con il Politecnico di Milano. Sostenibilità, inclusione e 5G sono le parole chiave emerse dallo studio. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo, vogliamo continuare a crescere e ad investire in Italia, ha commentato Antonio Bosio, a capo dell'ufficio prodotti e soluzioni di Samsung Electronics Italia. L'indagine del Politecnico di Milano, svolta su un campione di 1000 persone fra i 18 e i 65 anni, delinea le macro tendenze e le innovazioni che gli italiani si aspettano dalle aziende tecnologiche. Il 62% pensa che il digitale possa contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale, il 49% lo reputa motore di progresso sociale e il 47% strumento per eliminare disuguaglianze e promuovere una società più inclusiva ed equa. La casa connessa è il luogo da dove partire per limitare il proprio impatto sull'ambiente. Il 54% infatti associa l'abitazione alla possibilità di controllare e contenere i consumi. L'87% degli italiani è fiducioso che la tecnologia impatterà positivamente sulla qualità della formazione. Il 30% immagina una didattica dove la realtà aumentata consentirà di seguire lezioni in aula o da remoto immersive ed interattive. Un terzo degli intervistati inoltre è convinto che il digitale avrà sempre più una funzione di motore dell'occupazione se supportato da una maggiore diffusione delle competenze adeguate e dallo studio delle cosiddette discipline STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. A seguito dell'emergenza sanitaria, il 5G viene inteso come un'opportunità di implementare un più rapido e completo monitoraggio della salute nel 58% degli intervistati, mentre per il 37% lo standard viene associato allo smart working e per il 32% alla realizzazione effettiva di una smart home. E per questa edizione è tutto da Roberto Scaglione, appuntamento alla prossima. Radio Diffusione Europea, la tua radio in onde medie, ma anche in digitale, con app scaricabili, Fire TV Stick, risponditori vocali. Radio Diffusione Europea è anche web TV, 24 ore su 24 di musica, informazione, approfondimenti, eventi in diretta, service DJ set per manifestazioni. Infoline 345 9945 637. Radio Diffusione Europea, dal centro dell'Europa, l'onda media di riferimento. Buon ascolto e buona visione.